Papago Smart da tutti gli amici che stanno negli Stati Uniti. Forza Napoli! A tutti quelli che non ce la fanno a sentire via, tutti quelli che vorrebbero stare a casa, a tutti quelli che sono come lui, ricordate che la vita è bella, viva la pace, viva l'amore! Del web, stasera 9 gennaio 2011 siamo qui al Laboratorio delle Arti per la serata varietà, serata conclusiva della grande rassegna del teatro, festa del teatro tutti in scena, che ha visto molte compagnie del paese e non, addirittura della Toscana, partecipare ed esibirsi su questo palco con una qualità di recitazione, di produzione teatrale altissima e una grandissima partecipazione di pubblico, grazie a tutti quanti voi. Siamo qui e stasera intervisteremo uno degli attori di questa rassegna. Siamo qui con Giuseppe Familiari. Allora Giuseppe, cosa ci puoi dire? Ma davvero devo dire che insomma è stata una rassegna molto interessante, molto ricca. Stasera si concluderà con questa varietà dove tutti i gruppi si esibiranno in vari sketch. Bene, e cosa ci presenti? Cosa racchiuderà questa serata? Ma diciamo che ci saranno degli interventi musicali, delle poesie, degli sketch comici e degli sketch riflessivi. Bene, quindi insomma racchiuderà un po' tutto il senso della rassegna, senz'altro. E che cosa potrà dare questo evento per il futuro? Ma senz'altro per il futuro potrà arricchire il nostro paese di tanti eventi, tante manifestazioni e far vivere sempre più questo laboratorio delle arti che farà aumentare il livello del divertimento e della cultura nel nostro paese. Bene, allora grazie Giuseppe, questo è tutto e buona visione signori. Sì, comunque, tengo un taxi è l'ultimo modello, sta espulsando la macchina comunque. Una Ford Kuga targata DT, una cosa del genere. Signora, posso? Te la faccio la Ford Kuga. Massima 120. Magari si senza amato, brido, con mamma fa, facci un applauso. Babbo comunque, porti a casa, che tanto ormai, brutto me. Comunque se ti fosse a Samagro, che hai aiutato l'artista qua. Ma, o da casa ma devo andare. E che devo fare? E chi può, non ci capisco. Non lo so. E chi può, non ci capisco. Cioè sì, ma cosa vuole? Sì, ti devo andare la lingua, devo andare. Comunque se ti fosse a Samagro, che hai questo gruppo, ho parcheggiato da là dentro. Cioè, perché io ho portato un artista. C'è questo artista? Si chiama, non lo posso dire, sennò scappa la sorpresa. Fa un caso, si una roba paura, cosa mi danno? E dopo non ho capito, chi può? Ma per caso c'è qualche problema? Problema? Come? Problema? Problema? Bruno! Bruno, ma non è solo io, vuole a cosa? Come mi hanno detto? Thank you.
venire, un altro venire. Conosce, te la sa, niente. Diciamo, allora che cosa ci dice? Lei nella vita cosa fa? Allora, io tengo la pizzeria, poi tengo le barche, sono una armatore, faccio tutto delle fatiche e voglio fare così da molto di prossimo, perché mi piace, hai la deadline, Ma come mai hai scelto di proporsi a sindaco, diciamo, in base a cosa? Perché tu mi vuoi un popolo, il popolo mi accompagna, ci la pizza, papà puttana, non mi fa e quando sarà tutto quanto insieme, niente? Quando è una femmina ma me la dice taglia la sala, non può durare sta amore inutile, io sono filosofo ma me sta arrivando o sai già che non lo fa manca si agita che la donna con baci e promette e se fa ogni cosa nel proprio interesse sì. E se i brasiliani ci vogliono arrabbiare e quando ci maltrattano ci vogliono più attaccare, quando sono scemo l'uomo che non sanno capire si dice non una femmina allora si ma va 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 e mi trovo qui faccia a faccia faccio per dire che le cagiare se scomoglio a frutti e se scomoglio capo te ne cubierta saltarina se sono brugliate le lingue non tu sai chi ti fa bene e chi male lo fa si non se metto ride in coppa piana e se volete scaputare la rinda fino a che scorro sangue russo e vivo combatti le Gesù nostro Signore a piano puzza e siete un fedore che da vedere l'aria, a terra, a un mare. E noi pulimmo l'aria fresca e pura, celeste e imbalsamata, e che lui viene, cavolando e passando, a rase mare, si piglia a dove, e a menino del balcone, per dinte e stanze, e arriva in coppa e loggia, dei casi nostri. Lisa, quando voi, signore e signori, io volesse trovare pace. Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una, mezza tanta volte, sarà messa per campare. Sarà messa una mattina di primavera, e arrivasse fino a sera, senza di zerrata là. Senza sentire più agente, Catrice, io faccio, io dico, senza sentire l'amico che dovene a consigliare, senza sentire la famiglia, Catrice, ma che fa? Senza scendere più a patto che la coscienza e la dignità, senza leggere il giornale, a notizie impressionanti, che non guai per tutto quanto e non tiene che ce fa, senza sentire il dottore, che spiega la malattia, a ricette in farmacia, l'onorario che ha papà, senza sentire stucore, che ti parla di concettina, Rita, Brigida, Nannina, che sta sì, bellata no, perché insomma, si vuoi pace non sentire più niente e a sperare che solamente venga morta a te pigliare. Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Una, mezza tanta volte, sarà messa per campo, sarà messa una mattina di primavera, e arrivasse fino a sera, senza di zerrato là. George, 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 e vista George, chi George? George, George, e vista George, chi George?
Judge.